E tutto qua? Bella. È così che è cresciuto Donza. E nient'altro. Prova la conclusione! Ha raddoppiato il Bologna con Donza. Un po' più di luci così. Gottfried, grazie di essere venuto qui a presentare il tuo film. E partiamo dall'ultima frase che... No, qui è dove sono cresciuto io, questo sono io. Ti sei raccontato proprio con il cuore in mano, quella è la tua vita, la tua comunità, la tua famiglia, e quindi è stato anche bello da parte tua raccontare al pubblico italiano questo documentario, è andato anche su Sky. Da dove vieni? Chi sei? Proprio così, con molta trasparenza, no? Sì, perché una cosa importante è che la vita che viviamo noi è, devi sempre dire la verità. Perché la verità è la verità, tu non puoi nascondere niente. Perché la natura è fatta così. Perché se tu nascondi qualcosa, domani qualcuno ti trova. Quindi è importante dire solo la verità, per sempre. Com'è stato girare questo? Io inviterei anche Claudio Cioffi, che facciamo un applauso anche lui, perché è stato il regista del film, quindi Claudio del Bologna Football Club, dell'Ufficio Stampa, insomma, hanno avuto questa idea di realizzare questa cosa. Gottfried, com'è stato tornare a casa per girare questo documentario? Cioè, raccontarti davanti a una telecamera e farlo di fronte alla tua famiglia? Sì, perché ho fatto un'intervista che a Patini, che ha fatto venire tutto questo fuori. Però anche abbiamo fatto una cosa che, quando mi ha chiesto una cosa, che se quando io non sono un giocatore, cosa devo fare? Ho detto loro che lavora in piantagioni di cacao. Però loro mi hanno deciso di andare in Ghana, così ti fatto vedere il mondo che sono. Poi all'inizio era un po' che non lo so, ho detto loro che non lo so, però alla fine ho pensato che sì, sono quello che sono, non posso cambiare, non posso fare nulla, quindi per farti vedere qualcuno, anche a parte di quella cosa là, puoi anche trovare un po' di aiuto per andare giù a aiutare e mia famiglia, anche i miei amici là. I capitani di questo che abbiamo fatto, adesso ho anche 10-15 di mutuo di maglia che devo portare in Ghana questo dicembre. Sì, perché tu, oltre a questa attività, insomma, che hai fatto dicembre scorso, hai deciso di continuare nell'appoggio alla tua comunità per portare materiale sportivo, insomma, e quindi aiutarli a sviluppare un po' una squadra e delle attrezzature per farli giocare a calcio. Sì, sì, è vero. Senti Gottfried, raccontaci un attimo il momento in cui tu sei venuto in Italia, tuo padre era qui, c'è stato quell'incontro, questa è forse la parte più anche emozionante del film, dove voi vi siete ritrovati dopo tanti anni, tuo padre ha vissuto una migrazione qui in Italia anche in maniera abbastanza rocambolesca, insomma è stata una migrazione anche dolorosa, lasciando la sua famiglia, voi, insomma, com'è stato questo rincontro e come anche grazie al tuo procuratore e al Bologna siete riusciti a ricostruire questa, la famiglia? Sì, è stato bello, è stato bello, è stato anche meraviglioso, ha fatto mio padre quello che deve fare ogni padre per la sua famiglia, perché appartiene che di questo. C'è un giorno che non riuscimo neanche a mangiare, anche la sera, all'inizio, la mattina fino alla sera non mangiamo, dobbiamo dormire senza mangiare, quindi quella cosa là, mio padre ha deciso di venire qua in Italia a lavorare, poi che la vita che vogliamo viviamo noi, iniziamo a vivere. Quindi mio padre ha deciso di partire da Ghana quando avevo 12-13 anni, che io sono andato fuori sempre a giocare calcio, anche a scuola, quando mia madre mi dice ma perché tu non vai a scuola? Mi ha detto i tuoi insegnanti che tu non sei sempre a scuola, ha detto mia madre, mamma, io non è che sto andando a scuola per diventare un dottore, sto andando a scuola per solo capire i numeri. Perché io lo sento che un giorno diventerà un giocatore. E poi mia madre ha detto che ok,
però in scuola va bene che tu devi andare, perché se lo dici, uno che dice se uno devi fare questo e poi tu fai un'altra cosa, vuol dire che tu non riesci a fare i giocatori che tu vuoi fare. E poi mio padre a partire per venire qua in Italia, che lui non aveva soldi per anche aiutare la famiglia, quindi non aveva soldi per prendere l'aereo. Quindi lui ha deciso di camminare sul deserto, che ha fatto 7 giorni sul deserto, e poi da là lui, pizzico di fortuna, per mia madre che iniziava a pregare, a fare tanti sacrifici, anche niente mangiare, a pregare, e poi lui è arrivato quando ha fatto 7 giorni sul deserto, e poi lui ha trovato un pizzico di fortuna, e poi alla fine sulla barca lui è arrivato in Italia, a Lampedusa, e da là che lui ha iniziato a lavorare, anche a Lampedusa lui ne ha trovato un po' di lavoro, sono andato a Napoli, mio padre, che a Napoli che è iniziato a lavorare nella piantagione, no, a lavorare nella pomodorini, che lui ha iniziato a raccogliere un po' di pomodorini, che lui ha iniziato a chiamare anche a casa. Quindi quando lui è partito da casa, fino in Italia, dopo 7 anni, che lui che ha trovato lavoro, e poi lui ha iniziato a chiamare a casa. Quindi voi per tanto tempo non avete più saputo niente di lui? No, da tanto tempo non abbiamo saputo niente di lui, quindi eravamo preoccupati, non avevamo niente da fare, devi solo pregare, e poi non da piangere, però perché tu non lo sai che per dire è morto o no, quindi devi sempre credere e pregare. Quindi quando lui ha chiamato mia madre era come un festa a casa, perché ha detto che è stato tranquillo, piano piano ho trovato qualcosa da lavorare, quindi siamo più tranquilli. E poi da là che un giorno era lì che è venuto mio procuratore, che lui non è mio procuratore prima, perché ogni 2 anni lo vengono giù in Ghana a fare in prova per i ragazzi che trovano una brava, o se trovano una brava per portare in Italia per fare in prova. Ho capitato per essere uno dei giocatori, e poi mi hanno portato a Palermo quando avevo 15 anni. Quindi da lì che ho iniziato a fare in prova, devi dire sempre grazie a Sansoliano, che adesso è uno sporting director del Bari, che è lui che mi ha detto, mio procuratore, che potrebbe essere un buon giocatore, quindi mi ha fatto restare a Palermo, e poi dopo un anno e mezzo a Palermo, avevo 15 anni, mi ha detto che io non posso avere permesso di soggiorno, devi avere 18 anni. Quindi è là che ho detto al mio procuratore che c'è mio padre in Italia, e quello non ha deciso di ok, va bene, se c'è tuo padre in Italia, dobbiamo portare tuo padre vicino a te, così troviamo un lavoro per tuo padre, così inizio a avere permesso di soggiorno. Quando lui aveva permesso di soggiorno, gli diciamo quello di tuo padre che sarà da te, così tu inizi a giocare a calcio. E poi ha detto che ok, è una buona idea. E quindi quando abbiamo iniziato per preparare i documenti tutti quanti, e Sansoliano è andato via da Palermo, quindi non avevo scelta, dovrei andare anche io fuori da Palermo. Quindi mi ha portato a Como, perché il mio agente collabora con uno che si chiama Paolo Busardo, che è di Como, e lui conosceva il presidente di Como, che è Como Calcio, che hanno iniziato a preparare i documenti, e poi hanno portato mio padre a Como. Quindi era Como che mio padre ha iniziato a avere lavoro. Quindi hanno fatto il permesso di soggiorno di mio padre, e hanno usato quello permesso di soggiorno di mio padre di testare a me. Quindi un giorno il mio procuratore mi ha detto che io devo andare a Verona a fare un'altra prova. Ho detto ma sto provando tutti i giorni senza avere soldi, perché ti tieni molto a casa che stanno soffrendo giù. E poi il mio procuratore ha detto questo a me, che devi sempre, io porto sempre dentro a me, ha detto che Donza devi sempre lavorare, alla fine arriva quello che tu stai aspettando, stai tranquillo, devi sempre lavorare, anche se tu non ce la fai, quando lo chiedono sei stanco devi dire no, devi continuare sempre a lavorare e vedrai che alla fine ce la fai.
E poi da lì ho iniziato a bere, quando avevo il permesso di soggiorno sono andato lì a Verona a fare in prova, perché dopo Palermo che è andato via Sansoliano, lui è andato a Verona, quindi mi sono andato a Verona, ho iniziato a fare in prova, ho fatto qualche amichevoli con la Primavera, con la Levi Nazionale, e poi è capitato che devo andare in ritiro con la prima squadra, quindi ho fatto il ritiro con la prima squadra di Verona. Poi da lì mi hanno comprato Verona, perché non avevo squadra, però mi hanno messo là. E poi da lì che un giorno è arrivato i miei documenti che posso giocare, quindi il mio primo, la partita che ho fatto ufficiale contro Roma, che abbiamo giocato in casa, abbiamo pareggiato 0-0. Quindi da lì ho avuto un pizzico di fortuna che mi allena sempre con la prima squadra. Scusa, faccio una parentesi, racconta l'aneddoto che io ho sentito in conferenza stampa quando presentavi il documentario di quando la prima volta ti sei allenato con Luca Toni. Sì, quando mi sono allenato con Luca Toni, perché nel 2006 andavo Luca Toni, che Luca Toni anche adesso, che quando sento che quando metto una maglia per andare in campo a giocare, mi ricordo sempre che quando ero a casa mi vede Gattuso, Buffon, che lo giocano, Italia in Serie A, non è facile. Mondiale del 2006. Mondiale del 2006, anche quando tu un giocatore in Ghana senti Serie A, non è una cosa facile un giocatore di giocare in Serie A. Quindi quando ero in Ghana ci tieni molto la Serie A, però adesso ogni giorno quando scendo in campo mi ricorderai sempre questo, che hanno giocato Gattuso, hanno giocato i campioni, quindi non è facile giocare, però devi sempre essere sul pezzo. E quindi da là, quando avevo Luca Toni prima, ho guardato Luca Toni così, e poi lui mi ha chiesto, c'è Afrasen che adesso è il giocatore che gioca Udinese, e lui parla un po' di inglese, quindi Luca Toni mi ha chiesto Afres in italiano, e poi Afres mi ha chiesto a me, ma perché io sto guardando Luca Toni così? Ha detto che non è facile giocare con Luca Toni, ho fatto molto strada, quindi adesso mi sento bene, perché guardavo da lontano a casa, guardavo Luca Toni giocare, è un buon giocatore. E poi adesso sono in campo con Luca Toni, che deve allenare con Luca Toni, ho fatto molto strada. E poi tutti hanno messo a ridere. E da lì, quindi ho iniziato a fare un paio di allenamento con la prima squadra, che mi aiutavano i ragazzi. Mi aiutavano tutti, anche Mimmo Maietta, Agostini, che mi aiutavano soli, anche quando era Natale di andare a casa, mi regalavano un paio di scarpe, mi regalavano soldi, vestiti, che prima di arrivare dove che sto adesso, che mi hanno dato tante mani i giocatori che ho avuto strada facendo in mia carriera. Quindi da lì è un giorno che, quando ho fatto un esordio in Serie A, poi per andare mi ha fatto una scena a Luca Toni, che io so parlare italiano bene, e poi lui mi ha detto ce l'aveva un zaino Spider-Man. Quando stiamo andando a Milano mi ha convocato Mr. Mandolini, quindi ho un zaino Spider-Man. E poi Luca Toni mi ho visto Luca Toni con Louis Vuitton, e poi lui mi ha detto, oh, ma dove vai con Spider-Man? Così, se vai con Spider-Man, me la presenta così, a Milano siamo già persi. E poi c'è Agostini che dice, se tu lo sai questo, perché tu non compri una normale per ragazza? E poi dopo una settimana mi ha comprato un borsini bello. Poi da lì è una cosa bella, che mi sento l'amore della squadra, che tutti che mi chiedevano come stai, devi lavorare duro, non è che siamo qua, quindi abbiamo fatto tutto facile, abbiamo lavorato, sacrificio tutti quanti. E poi ho avuto un'occasione di giocare
il mio primo vero Serie A che abbiamo fatto con Atalanta, e poi dopo 15 minuti alla fine della gara ha fatto male con il nostro centrocampista, e quindi mi pregava ogni giorno che mi deve avere un'opportunità da giocare, e poi mi ha chiesto Mandolini di andare a fare riscaldamento. Poi prima di andare a fare riscaldamento ho detto, ma adesso c'è il mio momento da giocare. Avevo paura incredibile, perché mi pregava sempre ogni giorno, mi allenava per avere questa opportunità, adesso arriva questa opportunità e mi sta cagando addosso. E poi c'è il mister che mi è venuto addosso e poi ha detto che adesso è il tuo momento, non devi pensare a niente, devi solo fare quello che tu lo sai fare. Se tu sbagli, sbagliamo tutti quanti, quindi se sbagli devi provare ancora. Mi sono entrato in campo, il mio primo passaggio ho sbagliato il mio primo passaggio, e poi mi sono guardato dove che c'è il mister mi ha fatto così. E poi da là ho iniziato a giocare tranquillo, ho fatto un paio di cose sul campo. E poi l'anno prossimo mi ha comprato Cagliari. L'anno dopo mi ha comprato Cagliari. E quindi quando che ho a mio padre, mi sono incontrato mio padre, era tutto da ridere, lui mi raccontava che ha fatto molto strada, anche lui mi raccontava che prima di avere il permesso di soggiorno lui ha avuto un problema a Napoli, un problema che lui non ha niente da fare, quindi quelle persone di colore stanno su strada, che uno che viene che ha qualcosa da fare a casa lo portano loro a fare. E poi lui mi ha raccontato che era lì sulla strada che è venuto quattro persone che hanno detto a lui che hanno qualcosa da fare a casa, quindi puoi venire così. Quando lui finisce di fare le cose lo danno un paio di soldi. E poi hanno vestito tutto come hanno vestito a vestito nero e poi tutto sopra in bianco. E poi lui mi ha detto che lui ha fatto niente, che alla fine lui ha visto che hanno portato in questura dicendo che lui è una persona che, non lo so, una persona che vende droga, che, boh, non lo so, lui mi ha detto che hanno detto che è una persona che vende droga. E poi per fare le permesso di soggiorno del mio padre a mio procuratore insieme con Calcio hanno fatto un lavoro grande. Non è stato facile arrivare fin qua. Fino a qua. E poi devi sempre, ogni cosa che mi ha detto mia madre, lui ha detto una frase che devi donza, devi sempre mangiare quello che c'è, non quello che ti piace. Quello gesto e poi quella cosa che mi ha detto mia madre mi sempre patina addosso, che la vita non è facile, la vita è da combattere. Perché se tu c'hai qualcosa oggi, se domani tu non lavorai, tu non hai niente da fare. E quindi il fiore che mi ha detto madre, che donza, mangia quello che c'è, non è quello che ti piace. Vuol dire che adesso tu hai questo, non devi pensare che è la fine. Perché in ogni momento puoi girare, perché adesso sei alto, domani per dire può capitare che oggi sei alto, domani sei sotto. Quindi se tu hai qualcosa devi aiutare quello che tu non hai, perché tu già hai vissuto, e poi tu già hai vissuto che tu prima tu non avevi. Quindi adesso che se tu ce l'hai, non è che devi dare tutto di quello che non hanno, però devi aiutare. Se tu non puoi aiutare, non devi fare una scena per fare loro per linguaggio. Grazie, Goffred Gonzalo, grazie di essere venuto a vedere il video. Due battute le vorrei anche con Claudio Cioffi, che ha avuto l'idea, resta qui con noi. E
che ha avuto l'idea di fare questo documentario per raccontare la storia di Don Sa, e, che non è facile neanche nel mondo del calcio, insomma, che ha delle regole anche tutte un po' dettate da sponsor, dalle televisioni, da un po' incasellato dentro, insomma, un sistema, anche raccontare storie così, insomma. C'è spazio, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, non l'abbiamo fatto come club, proprio come è stata un'idea di, in realtà, del responsabile Carlo Calicetti, che ha detto ti mando in Ghana, ho detto beh, andiamo. Proprio perché durante questa intervista lui aveva parlato della piantagione e in parte lui diceva non ci credete che io lavoravo nella piantagione, quindi era un po' una sfida sua. E in parte per la storia ovviamente di suo padre e per unire anche la possibilità di portare un po' di attrezzatura, visto che lui già diceva che con un altro sponsor ogni tanto cercava di dare una mano ai suoi vecchi allenatori, quelli che un pochino abbiamo visto, i maestri di scuola, perché molti cominciano a giocare nelle scuole soprattutto, no? in Ghana, e senza ovviamente attrezzature, senza... E quindi è stato, l'abbiamo proposto alla società, e questa società è all'avanguardia secondo noi per moltissimi motivi, anche per la comunicazione, hanno pensato che potesse essere una cosa bella. Quindi siamo andati a Natale, poco prima di Natale, quando c'era la sosta di campionato, un anno fa, e io sono partito con lui, poi sono tornato dopo 4 giorni, in 2 giorni abbiamo girato tutto, poi lui è rimasto a riposarsi con la sua famiglia, perché in realtà l'abbiamo fatto lavorare anche in quei giorni, perché abbiamo corso molto tra la piantagione, la scuola, il campo da calcio. Però insomma è bello anche questo modo di raccontare dietro le quinte, di cosa c'è, le storie dei giocatori, che come in questo caso sono anche storie di migrazioni, anche difficili, permessi di soggiorno, discriminazioni, insomma, Gottfried ha raccontato anche un mondo... La presa larga, ha raccontato tutte le possibilità. Però di difficoltà, insomma, arrivare a 20 anni già con un vissuto di Luca Toni. Sì, 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 di Luca Toni. È molto bello perché è sempre Luca Toni, che è tutto attaccato. È giusto, sì. È stato bello perché poi con la famiglia era molto entusiasta, erano molti, molto partecipi, molto contenti. Il procuratore Oliver Arthur, che avete visto, ha organizzato tutto. E avevamo questo pulmino con cui ci spostavamo tutti insieme, poi passavamo da una location all'altra. E non sapevo, in realtà, neanche io sapevo un po' la storia, ma con le interviste l'abbiamo un po' approfondita, ma non avevo un'idea di come strutturare la cosa. Mi è venuta dopo, avevo tutto questo materiale infinito che avevo raccattato in 3 giorni, e dopo non siamo riusciti a dargli un senso. Se noi siamo un po' stretti con i tempi, perché dobbiamo andare avanti con le proiezioni, però c'è spazio per una domanda, insomma, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Don Sa, qualcuno degli Sunt Leones, che è la squadra quindi di casa. Vai. Cosa si prova a salire dal tunnel degli spogliatoi, entrare in campo, ti trovi 50.000 persone che ti guardano, dopo che hai giocato magari nei campi, insomma, che abbiamo visto? Cosa provi ogni volta che esci fuori da questo campo? Io ci ho giocato una volta, ma sono uscito e c'era 5 persone che ti guardavano. Era proprio emozionante. Perché in Ghana non c'è nessuno, e poi scendere in campo e vedere tutti i tifosi che urlavano, che fanno questo gesto là, c'è sempre una cosa che viene in mente, che devi dare quello tutto che c'è dentro, e niente altro. È sempre bello da vedere tanti gente qua che segue calcio, che in Ghana sono pochi, anche è emozionante. Da sempre scendere in campo e vedere, anche se uno si è riaccolto, anche quando scendo in campo così, io sempre faccio questo giro qua, così, a vedere la gente, è una gente emozionante, incredibile vedere quella gente là. Grazie, un applauso. Facile a vivere, lui non ha scappi da giocare. Se non c'è pallone, se il padre di qualcuno ha i soldi,
ha comprato un pallone per suo figlio. Se il suo figlio porta palloni, giochiamo. Però se il figlio non ha portato palloni, se c'è 20 persone lì senza palloni, cosa fai? My name is Augustine Nacha. We are four, three girls and one boy. The wonder boy is Donsa. He's our only brother. One guy among three girls. We have our father, who is William Stechi, and our mom, Mrs. Comfort Anani. I'm Rami Sisu. I'm here to get Timi doya ko jin bi sena kan ma wonan man ye mi ensa na ba ma ba ko ba man to su mi ensa na ba ba ko ye la su an ti ku ye mun na sika sam ho din kakra gana to live here 1 month one day ko ga to gare na en su eni mrek some dream for my mother is dead. My mother tell me say good travel. I said, yes. My mother, you cry. So that time, no hungry, no everything, no water. I work for 7 countries for Libya. I stay for Libya 1 month. Work for Lampedusa. Go Foggia, do tomatoes, pomodoro. Daddy left when I was in senior high school. That's why I said mom was everything to us. Because we spent a lot of time with our mom when daddy wasn't around. We have mom as a sister, as a friend. She's all we have. The time I walk on, mommy, store, container. My tenants in him say, Sir, store, na me, ma. M, what, me, ma, ma, ma. I said, I'm a poor, could feed it, ma, ma. I call her a baby biscuit, baby, baby, a bear cat. Me, you'll be a man, you'll see a man. Na mene papa no e de kan adua kokoro nti na kakra wo ho nti enso ekwa adua bo de anche e bo ba yere kakra nti na ye nto aduane aha na ye ba nso ye nya kakra de to semena ne nyamanyama na school fees ne so na enye den ti se ne aha nti na ye nya bi nso support Se non fosse un cacciatore sarei una persona che lavora nelle piantazioni di cacao. Questa è la plantazione. Devi fare almeno 10-15 km a piedi per venire qua a fare il lavoro che devi fare. Adesso io non posso prendere il cacao perché il cacao non è ancora pronto. Devi tagliare le piantazioni per fare a posto il cacao. Però adesso non è un stagione da cacao, quindi devi continuare a tagliare la erba per far crescere bene. Questa è una plantazione piccola, quindi stiamo andando quello grande, sta crescendo un po' il cacao vero. Trova una cosa così, non c'è niente dentro, devi tagliare.
parte delle plantazioni di cacao. Questa è un piccolo cosa che ha fatto mio madre. Venivano qua per trovare la cosa da mangiare, la cosa per il pranzo, una cosa come patate. Le usano per fare polenta. Anche questo qua, se piove tanto, produce un fungo. Lo usano per preparare il sugo. Se uno mi tira banane in campo, vuol dire che a casa mia ci sono tante banane buone. Quindi non è quello lì che io devo avere paura. Perché tu lo vedi adesso che il mio a casa, il mio paese, quello che ho cresciuto, ho un banana buonissimo. Non mi importa proprio niente. Stanno crescendo il cacao, quindi è una cosa giusta, perché se non piove, adesso siamo in Ramadan, quindi se non piove ogni giorno e poi ogni sera devi mettere un po' di acqua per fare crescere bene. Adesso che sono piccoli, e poi lo metto una terra. E questo è Donsa. Secondo me è un'acqua più pulita che abbiamo, poi è pronto per usare per fare tutto. Quando era qua, questi erano uomini che mi trattano bene. Questo che si chiama Nobro, che mi taglia i capelli. È questo che è il predetto della mia madre, che lo cresce un bambino come me che giocava a calcio. Quindi io ho qualcosa da offrire a lui. Due palloni così, perché lo fanno un piccolo gala qua, 24. Questa cosa qua non fa bene. Questa cosa qua devi buttare fuori. Chi lo prende? A casa mia, questo è qua dove ho cresciuto. Quando eravamo qua. You never be in the house. You shout Donsa and you hear from him. He always go out. He will come back home late. Find out later that Donsa went out to play football. And he was playing. Yeah, nene yeni na problem because say. Or your guy, no, you have an uncle if you're Jumaho. Very cautious. Anytime we are one in Nambia, you see that he'll be playing ball with his foot. Even if there's no ball, you see him doing this. So. Oh, I met Donsa in high school. Actually, he was a very good boy. He has a respect to all the teachers in the school. All the teachers in the school like the boy. Era sempre dietro per il motivo che non posso dare risposta a ogni secondo quello che mi dice il mio professore. Qua che ho iniziato a giocare a calcio. We have seen the back. Wasn't that good enough? So sometimes you have been chasing, you have been hit with stones and whatever. I mean, we try our best. We have a lot of stones on it. Come questa, se cade, se non c'è Dio che aiuta, se cade, sei morto. If you don't let me play barefooted, once you don't have boots, sometimes even our football and those things are not in good condition. And then try to sometimes even sew some of the parts to play. He doesn't care that even the fall is not yours, because he has the talent.
he managed to do everything anyway. So I'm not surprised. Ghana no sitting on a money mine. You know, I'm not a donor, I can call for football. So, I'm not getting a bonnet for me for any money who do. Or getting a bonnet for I'm your young boy, and I'm a bubble by eating you say a black, a moja, maybe the net media, when you are so beating my day, it's another ball. On eating a rubber to me, not any more. Tonight, I'm a manager. No, Boka, Kala, a boy, auntie. Say a boy feel cry, a mutiny didn't gumbo. A banner so crew across one under the number. They almost a gumbo gumbo in Eban. Not her, shall say no, Papa. Congratulations. I'm saying, okay, Loro, stop pregando per me. Stop pregando per me per essere un giocatore più forte del Ghana. Oh, shall say, no, you say, the talent is born. Into my hand, who hold here the Anna cry. I say, well, my family won't see where any baby. By sending, I will see and you say, the talent, yeah, any born no born. I say, a boy, feel crown. And I saw quiet, the miss and collect the next sheep, madam for madam. He was a good player, and some of his friends were saying it. I can't remember one day he called me and said, sister, I'm going on Justify at Italy. He mentioned Mr. Oliver. We organize tournaments twice in a year. We bring scouts from Italy and other countries to come and select the players. And Donsa happened to be playing for DC United in one of these tournaments in 2011. During the tournament, we saw a big potential in the player. We talked. We got introduced to Mr. Oliver and we decided to sponsor and to help the family. We've been always praying for him because we know he has the potentials and the qualities and he can go far. So we believe in him. È proprio qua che mi ha visto il mio procuratore e poi mi hanno portato a Palermo quando avevo 15 anni. So when we were in Palermo, that the boy made us know that his father has been in Italy for almost eight years. We have to help this boy. We took the boy to Verona and we brought the father also from Napoli to Verona, and the reunion was, it was wonderful. The first day the father met the boy after 8 years. It was, everybody was crying. I cry, I help him. Yeah. The boy was crying, the father was crying, and through this system, through football, the boy has now had the reunion with the father. We are all like one family now. There's a great bond between us and the player and the family. Oliver has been a father to the family. He has been a brother. As I said earlier on, we were three girls and one guy. But now I can say Oliver is part of the guy and we are three girls, two guys. Se tu vedi il campo che stiamo giocando è un campo per dire un campo di merda, però ci sta, ci divertiamo qua quando hai bisogno di giocare calcio. Perché se no me la maglia stessa con gli altri, quindi non va bene per quello che abbiamo dato lui una maglia ufficiale mia. Tutti hanno qualità, se tu vedi quello che sta facendo loro vuol dire che tutti hanno qualità. What makes difference between Donsa making it to that level and the other player is the attitude, the willingness to make it happen. Tutti ce l'hanno quel lavoro lì, però se tu cominci a lavorare, se tu cominci a pensare bene e tieni duro il tuo futuro nelle tue mani, con un pizzico di fortuna puoi diventare un giocatore. The boy has a big desire to play all the time. Even when the other young players are sleeping, Nosa is able to wake up in the morning and say, I'm going to run. Go to the streets and to run. So it's the determination. You can see that the boy is determined and he has a vision that he will make it big in the future.
We don't have the facilities here to train the players, but you can see they have the natural talent. If the school is able to get a lot of, football kits and their jerseys, a lot of materials that will help them in terms of their training, it will go a long way in raising their standard of skills. Talent. They have the qualities, and because of those small facilities that they don't have, they are not getting it and it's not helping them. So when they get access to those, then I think it will go a long way to help them. Now we are more motivated with the Donsa story. We will do more of this tournament. We're trying to see whether we can set up an academy where we can put all these young boys together and try to see the best we can help them in the business. Not the business alone of trying to make returns in the business, but also to be able to help the young also to have a future for themselves. Puoi diventare come Drogba, come Essien, come Muntari. Quindi abbiamo un sogno diretto perché abbiamo uno che da questo campo ha trovato la fortuna per andare lì a giocare in una grande squadra. Quindi abbiamo questa opportunità, questo ideale, questa fortuna, questo pensiero che quello che hanno fatto loro, noi anche noi possiamo avere questa opportunità per andare lì a giocare. È molto utile, perché adesso è molto utile perché abbiamo questo pallone qua, che questo campo lo usano per giocare tutti. Si possono allenare meglio perché anche i ragazzini possono avere anche un pallone. E quello che hanno portato a Bologna, devi dire grazie a Bologna per questa cosa che hanno fatto per la mia città. È una cosa buona per loro per iniziare a giocare calcio. I'm popular known as Father, Creator, Confucian man. If he doesn't train, I'm fighting. That's why he likes training. Yeah. Forest Glen Bologna. Yeah, that's a champion club. I'm very happy to see my brother playing in Italy. The family really are happy for this reunion. My parents, myself, and my other siblings. It has really changed. He's now been the head of the family. He's helping the project of their new house, the sisters in school. Because I wanted to go back to school and do degree. And now I'm a student, degree in nursing. So it has really changed our lives. Sebi Asani, I will see you in the life for. Yes. So I know the only Sebi I will feel. Prova la conclusione! Ha raddoppiato il Bologna con Donsa! Si chiama Zonto, un balletto che si chiama Zonto. Tutti i bambini qua lo sanno ballare, quindi... Radio.